Testamento di Berlusconi, maggioranza Fininvest a Marina e Pier Silvio, disposizioni materiali e una lettera per i figli al TG1, il fratello Paolo. Imputazione coatta per il sottosegretario del Mastro, Palazzo Chigi, ci chiediamo se parte della magistratura svolge ruolo di opposizione. Nostra intervista al segretario di Stato Vaticano Parolin, la questione migranti si risolve con la solidarietà ucraina, dovrà esserci pace giusta. Armi, oro e documenti falsi, la casa di Prigozhin svela i 1000 volti del capo della Wagner che si troverebbe a San Pietroburgo. L'omicidio di Michel, domani l'incarico per la perizia sui telefoni e sui dispositivi elettronici, il giallo della finta pistola. Scarpe, vestiti ma anche elettronica, con l'avvio dei saldi estivi e caccia all'occasione, spesa media in lieve aumento. È in arrivo l'anticiclone africano Cerbero, un'ondata di caldo torrido che investirà l'Italia, ma il nord fa ancora i conti con la pioggia. In Piemonte, allerta gialla per temporali e grandinate. Testamento di Berlusconi a Marina e Pier Silvio, la maggioranza di Fininvest, i lasciti al fratello, a Marta Fascina e a Dell'Utri, il pensiero ai figli, tanto amore a tutti. Delibera la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid, contro me Speranza un plotone di esecuzione attacca il leader 5 Stelle Conte, scoppia il caso del Mastro. È tornato dopo 7 anni El Niño e porta temperature record che in Italia si registreranno già in questo fine settimana. Il climatologo attenzione alle conseguenze nei prossimi anni. A Wimbledon Berrettini batte Sonego nel derby infinito, interrotto dalla pioggia, è durato più di 48 ore. Ha vinto la mia voglia di giocare, dice il tennista romano. Seconda serata per l'evento speciale di Rocco Hunter a Napoli, l'amore ovvero. Ieri la partenza del tour estivo tra balletti e scenografie spettacolari per uno show con la direzione artistica di Alessandro Siani. Ha violato il segreto d'ufficio sul caso Cospito. Santanchè indagata dal 5 ottobre. Palazzo Chigi, la magistratura assume ruolo politico in vista delle europee. Via libera della Camera ad una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Conte e Speranza contro di noi, plotone d'esecuzione politico. Le opposizioni lasciano l'aula. I testamenti di Berlusconi a Marina Pier Silvio, la maggioranza di Fininvest, 100 milioni al fratello Paolo e Marta Fascina, 30 Dell'Utri, la lettera ai figli, tanto amore a tutti voi. Ferite lievi questi reati, secondo il comitato investigativo russo che ha aperto un'inchiesta sull'aggressione alla giornalista in Cecenia, missili su Leopoli, colpito un condominio. Roberta e Giulia, la procura di Savona dice sì a due mamme per un bimbo, non impugnerà la registrazione fatta dal sindaco, prevalgono gli interessi del neonato. Zuckerberg lancia Threads e sfida Musk per il nuovo social rivale di Twitter, subito boom di utenti, 30 milioni nelle prime 7 ore, la piattaforma per ora non è attiva in Europa. Santanchè, la giustizia ad orologeria. Il ministro del turismo giura in Senato di non aver ricevuto avvisi di garanzia per le presunte irregolarità nella gestione delle sue aziende. Subito dopo, dalla procura trapela, è indagata da 8 mesi. Si apre lo scontro tra maggioranza e opposizione. Mozione di sfiducia dei grillini in entrambi i rami del Parlamento. Il PD pronto a votarla, mentre il terzo polo litiga sulla linea. Il centrodestra fa quadrato e intanto si riapre il caso Cospito del Mastro. Imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia. Via libera alla commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid. Alla Camera passa la proposta di legge con 172 sì, nessun contrario e 4 astenuti. Ora il testo andrà a Palazzo Madama. L'ira dei 5 Stelle che abbandonano l'aula. E Giuseppe Conte, che da premier gestì l'emergenza sino a gennaio 2021, sbotta. È una farsa. Neanche il Partito Democratico l'appoggia. L'ex ministro della Salute Roberto Speranza è un tribunale politico.
Serve un garante antidiscriminazioni, altro che scandalo sulle cooperative di moglie e suocera. Per Aboubakar Soumahoro l'Italia è a rischio razzismo. Il deputato scrive una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulle contestazioni durante un suo intervento in aula. Negare o minimizzare certi episodi, lamenta, mette in pericolo l'unità nazionale. Dopo due mesi la Fiera dell'Utero in Affitto di Milano finisce sotto i riflettori dei PM. Aperta un'indagine conoscitiva dopo l'esposto dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, Wish for a Baby, tenuta nel maggio scorso, era ufficialmente rivolta alle coppie che desideravano avere figli e volevano incontrare esperti di fertilità. Gli inquirenti devono accertare se dietro ci fosse la promozione della maternità per conto d'altri vietata nel nostro paese. Danneggiata a Firenze la targa dedicata al partigiano Aligi Barducci e subito i Dem parlano di atto neofascista, scivolone della sinistra che mette la destra sotto accusa. Poi si scopre la verità, nessun atto vandalico, a mandare in frantumi l'insegna di marmo un camion che l'ha urtata per errore. Ironia della sorte, il mezzo era di una ditta incaricata dalla CGL di smontare tavolini e palco della festa sindacale appena conclusa. Bianca Berlinguer condurrà un programma serale, la striscia quotidiana di Stasera Italia, su Rete 4. Su Canale 5, alla guida del contenitore pomeridiano, arriva Mirta Merlino. Tra novità e conferme, questi nuovi volti dell'informazione Mediaset, annunciati dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi durante la serata di presentazione dei palinsesti. Immancabili show e spettacolo, con i protagonisti di sempre, come Gerry Scotti, Maria De Filippi e Paolo Bonolis. Il ritorno di Checco Zalone, gli appuntamenti con i big della musica e le sfide delle future produzioni con una TV di qualità, nel rispetto della tradizione, ma con il coraggio di innovare. Buonasera a tutti e benvenuti a Prima Pagina. Vediamo subito insieme i fatti principali di questo giovedì 6 luglio. Caldo record in arrivo in questo fine settimana di nuove partenze. Inizio vacanze con temperature sopra i 35 gradi e con il caro estate. La meta preferita resta il mare, più che mai salato in termini di prezzi. Governo e banche al lavoro per evitare nuovi aumenti delle rate dei mutui. Caccia all'affare con i saldi, al via oggi. Via libera della Camera alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Conte, all'epoca premier, attacca e i 5 Stelle lasciano l'aula. Neanche il PD la vota. Santanché, dopo la difesa in aula, scopre di essere indagata a Milano e replica. Mai ricevuti avvisi di garanzia. Caso Cospito, imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia Del Mastro. È estradato in Italia il camionista tedesco che lo scorso 30 novembre ha investito e ucciso l'ex ciclista Davide Rebellin su una strada del Vicentino. Il ceceno che ha massacrato di botte il 22enne Niccolò Ciatti, condannato in appello a 23 anni, è fuggito dopo la prima sentenza del tribunale spagnolo. Prodotto, sviluppo, valore e risultato, i quattro punti cardinali del successo di Mediaset indicati da Pier Silvio Berlusconi. Far crescere Media for Europe per vincere da protagonisti la sfida di costruire una piattaforma europea della TV generalista. Mandatemi amore ovunque voi siate, è il messaggio social di Ringo Starr che compie 83 anni. Sulle scene come quando ne aveva 20, il mito dei Beatles non si consuma. In uscita un inedito di John Lennon con voce e chitarra di George Harrison, mentre Paul McCartney pubblica un libro fotografico del tour americano del 1964. Sì, della Camera la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid, il voto in un clima di divisione, polemiche, 5 Stelle e PD non votano e gridano al processo politico contro chi si trovò a gestire la pandemia. L'ira di Conte è una farsa, vogliamo la verità sull'emergenza, ribadisce il centrodestra. A quasi un mese dal rapimento di Cata ancora nessuna richiesta di riscatto, ascoltati di nuovo i genitori. Gli inquirenti stanno passando al setaccio i video delle telecamere, interrogatori a tappeto agli ex inquilini. Qualcuno potrebbe aver portato la bimba in un altro palazzo occupato. Sarà estradato in Italia il camionista tedesco che investì e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. Raccontò di non essersi accorto di nulla. Ma le telecamere di un ristorante lo smentiscono, rimase in piedi vicino al cadavere 15 minuti e prima di fuggire tentò di eliminare le tracce dell'impatto.
Nuovo allarme dei medici sui danni della cannabis al cervello dei ragazzi. Il fumo dello spinello in giovane età può alterare lo sviluppo neurologico. Un rischio per la salute arriva anche dalle droghe sintetiche usate per tagliare quelle leggere. Dopo i cinghiali in pieno centro, i gabbiani sempre più aggressivi a Roma, adesso è allarme per i serpenti. 60 gli avvistamenti segnalati ad un'associazione animalista nel giro di una settimana. Gli esperti avvertono, si tratta quasi sempre di specie innocue e protette. Il triste tramonto di Alain Delon. I figli hanno denunciato per violenze la badante, una 66enne giapponese che l'attore però avrebbe più volte presentato come la sua compagna. La donna assiste Delon, che oggi ha 87 anni, da quando nel 2019 è stato colpito da un ictus e lo avrebbe isolato, impedendogli contatti con i familiari. La conferma di una serie di successi consolidati, le novità per conquistare un pubblico sempre più vasto e qualificato, il rispetto della tradizione e il coraggio di innovare nelle parole di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione. Grande spazio all'informazione con le new entry di Bianca Berlinguer e Mirta Merlino, ma anche allo spettacolo con il colpaccio Checco Zalone, le grandi serate con i big della musica e tutte le sfide dei nuovi programmi per una TV di qualità. Durissimo scontro sulla giustizia. È lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. Si legge nella durissima nota firmata fonti di Palazzo Chigi. È l'irritazione di Giorgia Meloni per il caso Santanchè e per quello di Del Mastro. Schlein, poco fa, la nota del governo è inaccettabile in un sistema democratico. Si sa che la Procura di Milano ha indagato la ministra del Turismo Santanchè già dallo scorso 5 ottobre per bancarotta e falso in bilancio del gruppo Visibilia, con lei altre 5 persone, tra cui la sorella e l'attuale compagno, che avevano ruoli societari. Santanchè non sapeva di essere sotto inchiesta perché i PM disposero la secretazione degli atti, ma ieri l'ha appreso da un giornale proprio nel giorno in cui appunto doveva riferire al Senato. Intanto oggi a sorpresa il GIP di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura per il sottosegretario alla giustizia Del Mastro per la vicenda Cospito e disposto l'imputazione coatta. Da questo lì la irritazione, l'ira di Palazzo Chigi. Ma c'è dell'altro. La commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid ottiene il via libera della Camera in un clima infuocato. Restano fuori dall'aula i 5 Stelle. Conte parla di una farsa, una vigliaccheria e aggiunge: contro di me e Speranza un plotone d'esecuzione politico. In aula, senza partecipare al voto, il PD dell'ex ministro della Salute, che commenta: avete un'unica finalità, mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti. Tra le opposizioni vota però a favore Italia Viva. È di 3 pagine, scritte a mano, il testamento olografo di Silvio Berlusconi, redatto in 3 periodi diversi, 2006, 2020, 2022. Marina e Pier Silvio, figli maggiori, assumono la maggioranza di Fininvest col 53% delle azioni, mentre Barbara, Eleonora e Luigi, il cui nome manca nel testamento a mano, arrivano insieme al 47%, una scelta nel segno della continuità. Nei 3 fogli si dispongono lasciti per 100 milioni al fratello Paolo Berlusconi e a Marta Fascina e di 30 milioni, che fanno discutere ovviamente, a Marcello Dell'Utri. Nuovi interrogativi su Yevgeny Prigozhin, l'ex capo della Wagner, le cui ultime immagini risalgono al 24 giugno, poche ore dopo lo stop alla marcia su Mosca. Secondo Lukashenko, presidente della Bielorussia, non si trova nel suo paese, ma a San Pietroburgo e a Mosca. Ma il Cremlino commenta singolarmente: non possiamo seguire i suoi movimenti e comunque non abbiamo nessuna voglia di farlo. Ma non era l'autore di un tentato golpe 12 giorni fa?